Buongiorno, oggi sono di nuovo a Via di Colle Fattore a Gallicano nel Lazio, che io ho chiamato la strada che conduce al paradiso. Il motivo per cui questa strada, Via di Colle Fattore nel comune di Gallicano nel Lazio, può legittimamente essere definita la strada che conduce al paradiso è perché questa strada conduce a due gole. La gola dell'Acqua Rossa e la gola del Fosso della Mola di Pance, due fiumi che formano dei profondi canyon, alcuni dei più profondi, forse i più profondi in assoluto di tutto il Lazio. Parliamo di gole con pareti profonde fino a 50 metri, con cascate alte fino a 50 metri, e lungo questi due fossi ci sono cose spettacolari. E la riflessione che stavo facendo prima, mentre venivo qui, era che teoricamente io potrei dedicare il mio canale solo a questi due fossi, solo al fosso dell'Acqua Rossa che è lungo una decina di chilometri nel tratto inforrato e solo a questo fosso qui, che è il fosso della Mola di Pance, che nel tratto più profondo, di forra più profondo, sono 2 chilometri, 2 chilometri di acqua trekking molto lungo, complesso e difficile, che nessuno ha mai fatto, e poi andando ulteriormente a monte saranno un altro paio di chilometri ancora, e anche lì, benché sia meno inforrato, ci sono un milione di cose da visitare. Quindi in teoria uno potrebbe fare un canale solo con questi due fossi, il fosso di Pancia che è questo qui e il fosso dell'Acqua Rossa che sta dall'altra parte del campo, perché c'è un universo di cose da vedere. E oggi volevo portarvi a far vedere delle cascate stagionali ma bellissime. Non ci avevo mai fatto caso, cioè ci avevo fatto caso al fatto che ci fosse questo affluente laterale che forma dei salti, ma non c'ero mai andato sotto. L'altro giorno ci sono andato sotto, facevo due passi e ho notato che effettivamente se, quando c'è l'acqua, e l'acqua ogni tanto c'è, basta che piove. E qui ci sono delle cascate spettacolari, molto molto belle, se consideriamo che alcune delle cascate più famose qui nei dintorni di Roma, come la cascata dell'Inferno nella Valle del Sorbo, nel Parco di Veio, la cascata di Pontelupo che sta a monte della gola dell'Acqua Rossa, sono cascate comunque frequentate dagli escursionisti e sono cascate stagionali. Stavo pensando che anche queste cascate che andiamo a vedere adesso ha senso comunque pubblicizzarle perché, benché siano stagionali, sono molto belle e adesso lo vedremo. In realtà queste cascate non sono nemmeno lontane dalla strada, quella via di Colle Fattore, e proprio qua sotto c'è questo affluente che fra un po' si inforra e forma una gola alquanto profonda, che si getta appunto nella parte del fosso della Mola di Pance che si fa molto inforrata, che sarebbe praticamente la parte immediatamente a valle della strada di via di Colle Fattore. Vedete qua, in questo tratto qui il fosso comincia a farsi molto profondo e inforrato. Ecco, come tutti i fossi dei dintorni di Roma, quando questi fossi scorrono su un terreno rigido, non sono particolarmente incassati e inforrati, ma quando questi fossi incontrano il tufo, e qui si può vedere il colore rosso del tufo, la situazione cambia. E questi fossi scavano delle profonde fenditure nel terreno. Quindi dall'essere dei fossi che rasentano il livello del campo, questi fossi scendono con una serie di cascate, con una serie di salti sempre più in profondità nelle viscere della terra. Ovviamente parliamo di cascate stagionali, ma come dicevo prima, molte altre che sono parecchio frequentate dai gruppi escursionistici lo sono, eppure sono frequentate, quindi probabilmente anche queste qui meriterebbero una visita. Qui già c'è un salto comunque di circa 3 metri, abbastanza importante, più giù ce ne sono altri due.
E la prospettiva della cascata finale, quella che si getta proprio nel fosso, vista dal basso, è comunque abbastanza suggestiva. Ecco, come vedete qui, l'ambiente si fa, tipico dei canyon. Il tufo viene eroso dalle acque e comunque si crea questo ambiente con paretoni a strapiombo. Qui abbiamo già un primo salto che deve essere molto suggestivo quando piove. Certo, ovviamente non sto paragonando questa cascata alla cascata di Ponte Lupo, chiaramente, no? Però comunque sono tre salti, almeno di 3 metri ciascuno, e poi quello finale saranno forse 7-8 metri, quindi è abbastanza importante. Vedete qui come nasce la forra, no? Come dal campo l'erosione crea questo ambiente che si fa progressivamente sempre più incassato nel terreno e diventa un vero e proprio canyon, come dicevo. Qui praticamente dal campo c'è questa prima cascata che già sono comunque quel metro e mezzo di cascata, poi c'è quest'altra rapida qui, chiaramente ecco tutto in secca adesso, ma basta che facciano un po' di piogge e il discorso cambia. Lì c'è il salto poi di circa 3 metri, poi ce ne sono altri due che andiamo a vedere adesso. Ecco, qui si nota il contrasto tra la campagna romana che sembra pianeggiante nei dintorni di Roma e quello che io chiamo il mondo di sotto delle gole, delle forre, dei canyon che sprofondano nelle viscere della terra, quasi come se volessero andare a finire al centro della terra, creando questo ambiente dove c'è il cosiddetto fenomeno, in un certo senso, dell'inversione termica, no? Intesa come il fatto che più si scende, più la temperatura diminuisce, più si crea un microclima e un microambiente che somigliano in parte a quello della montagna, pur essendo un ambiente che sta sottoterra invece di stare alle altitudini della montagna. Addirittura qui sotto si trovano felci che normalmente uno troverebbe in montagna, in certi casi nell'Alto Lazio addirittura faggi. Quindi è tutto molto interessante da un punto di vista anche botanico, geologico e ambientale. Abbiamo un'altra prospettiva di questa cascata, non mi spingo oltre perché qui il terreno è parecchio soggetto a frane. Ed ecco qua il primo salto importante visto di fronte. Comunque non è male quando c'è portata d'acqua qui. Deve essere abbastanza spettacolare questo ambiente, soprattutto tenendo conto poi del tipo di gola con paretoni a picco che si viene a formare più a valle. Eccezionale, posto stupendo. Stiamo parlando di poche decine di metri dalla strada. Ecco, qui è la gola dell'affluente che si fa progressivamente sempre più incassata e laggiù invece si sente lo scroscio e si intravedono già le rapide del fosso della Mola di Pancia, che più che un fosso è un vero e proprio fiume perché è sempre stracarico d'acqua anche in una stagione siccitosa come questa. Laggiù c'è il primo salto, quello che abbiamo visto prima, e qui ce n'è subito un altro, che pure saranno quei 3-4 metri di salto. Dopodiché c'è il salto successivo, che è molto suggestivo vederlo da sotto, poi ci andiamo, che è quello più alto, che saranno forse addirittura una decina di metri ad occhio, però ora ci andiamo e lo vediamo meglio. Però anche qua c'è un salto importante, quindi già abbiamo tre salti comunque molto suggestivi da vedere durante la stagione in cui c'è acqua in questo fosso. Ovviamente ora che sono sceso all'alveo del fosso posso farmi largo tra questa vegetazione e andare a vedere quella prima cascata dal basso. Ambiente spettacolare.
Ecco già il primo salto che comunque non è male con laghetto sottostante in caso di scorrimento, qui si forma pure un bel laghetto. Mi dice l'amico Luigi Plus, autore della serie di libri e del blog Luoghi Segreti a due passi da Roma, e autore anche del libro L'avventura fa 90, e amministratore del gruppo Facebook Avventure nei Luoghi Segreti a due passi da Roma e della pagina Luoghi Segreti a due passi da Roma. Ecco, come dice Luigi, ormai il format per scoprire luoghi segreti qui a est di Roma, nell'agro prenestino Tiburtino, che è la zona est di Roma ricca di forre, gole, canyon e quant'altro, il format ormai testato e collaudato dal sottoscritto e dai suoi gaglioffi, come dice Luigi, è quello di infilarsi in uno qualsiasi di questi innumerevoli fossi e saltano fuori cascate, dighe romane, ninfei, cunicoli, ponti, aiosa. Basta semplicemente percorrere questi fossi che in passato pochi hanno pensato di percorrere. Qui sono sorte proprietà private, abitazioni, terreni recintati e quindi questa zona non è mai diventata un parco e non è mai diventata meta di escursioni fatte in modo intensivo, come le stiamo facendo io e i miei amici Bruno, Stefano, Enzo e altri che ogni tanto vengono con noi. Io in particolare, perché in questa zona ci vivo, non proprio qui vicino, ma abito comunque al Prenestino, più verso il centro di Roma, ma comunque per arrivare qui ci metto 20 minuti e poi un paio di volte a settimana lavoro in zona lunghezza che sono 10 minuti di macchina qui, quindi mi sono un po' concentrato su questa zona e qui non è questione di bravura, è solo questione di venirci e i posti saltano fuori da soli. Il primo che si infila in questi fossi scopre, non è Questo qui è il fosso della Mola di Pance, nel punto in cui comincia a farsi molto inforrato e diventa un vero e proprio canyon. Quindi questa è la gola laterale, quella che abbiamo visto prima, nel punto in cui si va a gettare nel fosso di Mola di Pance con una bellissima cascata, secca ma bella. Ora questa è la seconda cascata che si incontra, pure questa comunque abbastanza interessante, saranno sempre quei 3-4 metri di cascata che con un importante scorrimento diventano molto belli a vedersi. Questo è il secondo salto e qui c'è il punto dove c'è la confluenza di questi due fossi e c'è la terza e la più alta delle cascate nascoste dell'affluente laterale del fosso di Pance, che una volta l'avevamo trovato attivo, ma non ci abbiamo pensato a filmarlo anche perché non era questa cascata lo scopo della nostra escursione, ma piuttosto la diga romana di Corcolle, che sarebbe la doppia cascata che si getta nella grotta, che sta molto più a valle, 2 km più a valle, che è la cosa più interessante scoperta finora. Il che non vuol dire che qui non si possano scoprire altre cose, perché come vedete questo fosso è molto carico d'acqua e va a scendere verso Roma, quindi potrebbero non esserci semplicemente delle rapide come quelle che stanno poco a monte, ma potrebbero anche esserci delle importanti cascate. Non lo sappiamo perché nessuno ha fatto l'acqua trekking completo di questo fosso, che sono 2 km in questo tratto molto inforrato. Quindi qui, dato che questo fosso è molto inforrato ed è
un fosso che va a scendere dalle alture di Gallicano nel Lazio fino alle pianure di Roma, tutto lascia prevedere che oltre a queste rapide ci potrebbero anche essere ulteriori cascate importanti, oltre alla doppia cascata che si getta in una grotta che abbiamo individuato e pubblicizzato su questo canale, che è diventata meta di escursionismo qui a due passi da Roma. Ma per appurarlo bisogna farsi tutto quest'acqua trekking, che da qui sembra facile perché qui il fosso sì è profondo ma non presenta particolari criticità. In realtà basta andare un po' più a valle che il fosso diventa pieno di alberi caduti, pieno di massi caduti, pieno di rovi e spine anche dentro l'acqua, fondali irregolari e scivolosi, e quindi l'acqua tracking diventa molto lento e molto difficile. Ecco perché quando io e l'amico Bruno siamo andati alla ricerca di cascate, qui abbiamo trovato la doppia cascata che si getta nella grotta, non l'abbiamo fatto via acqua trekking, ci abbiamo provato e ci abbiamo rinunciato perché era troppo lungo e dispendioso e faticoso, ma abbiamo semplicemente costeggiato il fosso per i campi e siamo scesi quelle poche volte dove c'erano dei pendii più o meno fattibili, ma sono veramente pochi, ve l'assicuro. Qui sono tutti paretoni sfrananti e a strapiombo, quasi a 90 gradi, quindi qui calarsi da sopra dai campi si può fare solo in pochi punti ed è molto difficile, eppure l'acqua trekking è molto complicato. Quindi il primo che avrà il coraggio di farsi tutto l'acqua trekking da qui fino alla diga romana di Corcolle potrebbe in teoria scoprire qualche cascata importante. Non è detto che ce ne siano, può darsi pure che ci siano solo delle rapide, così come ci potrebbe invece essere qualche cascata molto più bella e addirittura qualche altra diga romana. Non si sa, è l'unico modo per saperlo è farsi l'acqua trekking. Guardate che ambientino molto molto bello, e ora vado alla base della cascata che ci devo per forza andare via fiume. Ambiente molto 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 bello. Qui quando c'è l'acqua comunque è molto spettacolare questa cascata, anche perché comunque tutto il contesto con queste rapide e questi laghetti è veramente molto molto bello. Quindi c'è questo affluente che forma queste tre cascate, una circa i 3 metri, un'altra i 3-4 metri, questa qui che saranno minimo 5-6 metri, buoni buoni. E qui c'è un po' il discorso che facevo prima, cioè quello che dimostra che l'acqua trekking di questo fosso è reso molto complicato da una miriade di alberi, massi, rovi. Vedete pochi metri da dove sono entrato io come la situazione si fa subito difficile, l'acqua trekking diventa problematico. Stiamo parlando di 2 chilometri di acqua trekking, però se uno avesse la pazienza di farseli questi 2 chilometri potrebbe uscire chissà che cosa, potrebbe saltare fuori. Qui ci sono altre cascate importanti, forse anche più belle di quella doppia cascata che io e l'amico Bruno abbiamo individuato. Può darsi, come dicevo prima, che ci siano nient'altro che delle semplici rapide da qui fino alla doppia cascata, così come può essere che ci sia qualcosa di importante, oppure che ci possa essere qualche altro affluente laterale che forma comunque delle belle cascate come questa, che con l'acqua deve essere comunque non male. Crioterapia mischiata al trekking. Ecco perché in questo canale io insisto a parlare di crioterapia e non faccio un canale a parte, perché i due mondi si incontrano,
come in questo caso, dove mi sto impantanando nelle sabbie mobili e c'ho l'acqua che mi arriva ben oltre la coscia. Che stupende concrezioni calcaree, spettacolare. Ragazzi, vi posso assicurare che oggi fa veramente tanto tanto freddo, la temperatura stamattina era sotto zero, ora chiaramente la temperatura è salita, però siamo al massimo a 5 gradi di temperatura esterna e qui siamo dentro una forra molto umida. Nonostante ciò io mi faccio il quarto bagno di gennaio, di questo gennaio 2024, me lo faccio qui sotto una rapida nel fosso della Mola di Pance. E con questo vi saluto, vi auguro buone avventure, ricordandovi che qui nell'Agro Prenestino di Burtino c'è un universo da esplorare, basta semplicemente, come dice Luigi Plus, infilarsi in uno qualsiasi di questi fossi, farselo tutto ed è molto probabile che salti fuori qualcosa e che anche voi diventiate degli scopritori di luoghi segreti. Grazie e buone scoperte, ciao ciao!